Quando alla fine del liceo dovevo scegliere cosa fare da grande, avevo due grandi desideri: diventare archeologa o diventare scienziata. Scienziata, così, in termini assolutamente generali e generici, e forse in qualche modo attratta da questo mondo che ormai un po' di anni fa era un mondo essenzialmente destinato agli uomini. E quindi, indecisa tra diventare fisica, ingegnera, spuntò nella mia vita di giovane che doveva appunto scegliere cosa fare. Questa straordinaria materia che si chiama geologia e che è diventato poi effettivamente il mio mestiere. Ho cominciato immaginando di fare la ricercatrice e quindi il mio percorso mi ha portato ad un dottorato di ricerca in geofisica e vulcanologia e poi sulla strada ho incontrato questa meravigliosa creatura che si chiama Protezione Civile di cui mi sono innamorata e che non ho più lasciato. Vivo questa giornata anche con emozione, avendo io avuto la possibilità di approcciare il mondo della scienza nei miei studi e continuamente apprendere da questo mondo grazie al lavoro che faccio. Dicevo, lo vivo con emozione perché credo che oltre a essere una giornata celebrativa sia una giornata straordinaria di stimolo e di impulso a tutte quelle ragazze che magari ancora oggi dubitano delle proprie capacità di esprimersi al meglio nel mondo dello studio, della scienza, perché magari si immagina che ci siano ancora lavori in qualche modo da uomini e quindi non possibili per una ragazza. Per il Servizio Nazionale della Protezione Civile la scienza è il fondamento di tutto, dell'attività di ogni giorno, quella che si fa in materia di previsione e prevenzione dei rischi, ma la scienza è la base per poter gestire efficacemente un'emergenza o per ripartire nei territori che sono sconvolti da una calamità. Quindi non c'è protezione civile senza scienza. E non c'è protezione civile senza donne. Sono sempre di più le donne che in questi anni stanno assumendo ruoli di responsabilità, ruoli in cui si può scegliere, si può decidere, si può orientare il futuro. E molte di queste donne sono scienziate, sono donne geologhe, ingegnere, fisiche, matematiche, biologhe e popolano le diverse componenti e strutture operative del Servizio Nazionale, dalle nostre straordinarie componenti del volontariato di protezione civile, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alle tante donne, anche scienziate nelle forze armate o nelle forze di polizia, agli istituti e gli enti di ricerca che chiaramente ci mettono a disposizione un patrimonio straordinario di competenze e di esperienze. Credo che la sfida più bella che ci aspetta nel presente, nell'immediato futuro, è quello di fare in modo che le ragazze abbiano voglia e siano libere di scegliere per la propria carriera professionale, ma lasciatemi dire anche per la propria vita, un approccio al mondo della scienza.